quel poco di esperienza che io ho provato, stata facendo, mi porta a riflettere parecchio sul vostro futuro, che non farà tanto cose, ma non grandisce, ma voi bello che portate, fate i commenti, l'avvocato qua, l'avvocato là, però l'avvocato, non vi spiegherà una cosa, è dal 1978 che opera su questa frequenza, non è andato mai a dare gli esami sul Mona, non perché come alcuni dicono perché non li posso fare perché ho la filina penale rovinata, non è questa, perché gli esami li potevo dare benissimo 17 o 16 anni fa, no? Non ci sono dovuto andare perché ho sempre amato e continuerò a amare questa frequenza che mi ha dato molte soddisfazioni, cose che non mi ha dato i 144. Io sono la concessione numero 2902, per chi non lo sappia o che si informassero, che gli amori nascono col passare del tempo, l'amore per la radio ti viene, secondo i fogli che ti viene, rompi i coglioni, mica te la sparisci a cacodoro, nessuno te la può scrivere. Quindi io ho assistito anche con Briccole a bande rivali, canali rivali, sono tutti deceduti, morti, seppelliti, le bande rivali, le combriccole si sfasciano perché quando due persone vanno molto o molto d'accordo il filo si spezza e Pietro c'è un'esperienza, un lattaio. Allora non ridete e non prendete in giro la gente, perché ride ben che ride ultimo. Io riderò sempre per ultimo, ma la risata che farò io ci metterò l'eco e la farò minimo 20 minuti. Perché? Perché dopo per me sarà una liberazione. Capite? Quindi potete continuare a fare quello che cazzo vi pare, per il resto a me non me ne frega niente. Sta di fatto che per il momento avete sbagliato e state continuando a sbagliare. Faccio una parentesi per queste ragazze che stanno qua per radio. Ragazzi, mo donne, mo vi spiego una cosa. Io sono stato sempre dell'avviso che le donne per radio non ci devono stare, perché creano solo confusione. Specialmente le ragazzine, tipo 17-18 anni, che non capiscono un cazzo. Perché la donna, anche se ha 30 anni, 35, 40 anni, non capisce niente, figuriamoci quando può capire una moccia di 17-18 anni, che invoglia, viene invogliata e poi si invogliano le cose. State attenti, perché la figura della radio qua non c'è niente a che fare con quella della persona. Non giudicate mai il sottoscritto quando richiamo qualcuno e dice stronzo, no, cretino, quella signora. Io lo faccio anche per il bene dello stronzo, del cretino che si comporta male. Gli altri non lo fanno perché me li ridono, ci parla pure e li piglia in giro. Lo cretino, questo non capisce, io non posso fare niente. Scusami, Vince, io me ne devo andare. Ok, ti dico sinceramente che non mi ha fatto né piacere, carissimo San Vicente. Tu vedi, tu c'hai molto ancora da imparare, perché se io ero al tuo posto, giù al trabacco, questa gente non la facesse mai incontrare nel cangione, capito? Ma te sono buttato fuori, gli dessi 50 milioni, faccio tu con basta, ma non capisci, si credeva, hai fatto la casa, chi facesse a cucire? Qua signore per te. Vince, due paroline per te, Vince, due paroline. E poi me le vado, perché a te non gli devo spiegare niente, perché lui qua della situazione la capito. Vince, tu sei giovane, penso che ci avrai sui 30, 35, 40 anni, c'hai famiglia. Non ti fidare di questi quattro stronzi che stanno qua, perché questi sono quattro stronzi. Non far venire mai nessuno a casa tua, ma al di là del fatto che Pietro sia venuto perché hai visto in lui una persona retta e precisa. Gli altri non li calcolare per niente, non dare il nome di te perché sono una massa di sozzoni, di schifosi, che tendono, provano solamente a fare casini, a creare problemi nell'intimità di quello che può essere una famiglia, capisci? Non fare questi sbagli, non è che li ho fatti io ti dico questo perché ho visto male vedere anche in altre occasioni,
tipo mo, ultimamente questo saputo che la gente va spesso in una casa del gioco per fare il paracchiere. Ma che per vedere il paracchiere? Quando si fa la pubblicità che c'è una sorella buona, un'altra sorella buona che sta sposata e una mamma che è ancora in grado di farsi una scopata, porco Dio, ma chi cazzo è quello stronzo che va a casa di lui per vedere il paracchiere? Giustamente lui è un ragazzino che certe cose non le capisce. Mi capite, Vince? Quindi diffida di tutti, anche di me. Io anzi, a me mi devi mettere per primo su sopra, perché io vorrei dare esempio a tutti, capito? Non mi mette per secondo, mi devi mettere per primo.